Sì, sostanzialmente l'esito verrà comunicato entro le 16 di domani. Oggi appunto abbiamo svolto l'udienza di convalida dell'arresto per valutare se mantenere o meno gli arresti domiciliari. Gli indagati hanno respinto ogni addebito e poi sarà chiaramente il corso del processo a stabilire eventuali responsabilità che noi al momento rigettiamo ritenendo non essere confermate. Chiaramente il processo poi dovrà fare la sua strada e si valuterà nel corso dello stesso poi quali saranno giustamente gli sviluppi ulteriori, ma in ogni caso noi speriamo e riteniamo che non ci siano gli elementi necessari per una conferma della richiesta di misura cautelare fatta dalla Procura e sicuramente c'è stata una gestione dell'ordine pubblico poco attenta, forse non meticolosa come sarebbe stato necessario. Questo è un elemento che va comunque preso e tenuto in considerazione nella vicenda storica in sé. Ora, comunque, al di là di tutto, questi indagati saranno quasi sicuramente rinviati a giudizio, perché siamo nella fase delle indagini preliminari, ci può essere il rinvio a giudizio o la richiesta di archiviazione. Sì, sicuramente è estremamente probabile che dovranno subire un processo, è chiaro che non ci sarà un provvedimento di archiviazione, ma noi serenamente affronteremo le accuse che ci vengono mosse nel corso del processo.